Mi chiamo Luana Sandrin, lavoro presso la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia. Uno degli obiettivi della Direzione Salute è proprio promuovere FVG, movimento. Anche una semplice attività come le camminate permette di avere dei benefici in termini di salute nella popolazione e anche di contrastare la solitudine, perché camminare in compagnia diventa piacevole. Mi chiamo Lucio Moss, sono un cardiologo che lavora a San Daniele in cardiologia e presso il Centro per la Prescrizione dell'Esercizio Fisico di Gemona. Perché è importante camminare, muoversi? Camminare, il movimento, porta dei benefici al sistema cardiovascolare, al sistema osteoarticolare, porta benefici a tutti i nostri sistemi e anche alla mente. Quando abbiamo fatto questi percorsi con varie persone, molta gente diceva: io non sapevo che vicino a casa mia c'erano così bei posti. Tutti questi percorsi che sono stati studiati sono fatti anche per conoscere il territorio. Dobbiamo andare in giro per il mondo, ma dobbiamo conoscere anche la nostra realtà. Sono Giuseppe Napoli, sono il presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Ci occupiamo di questo progetto perché Federsanità si occupa del tema della salute. E allora abbiamo nel 2018 costruito, assieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto assieme a 70 comuni su 214 del Friuli Venezia Giulia, questa straordinaria rete di comunità che si riconoscono nel progetto. Progetto piccolo, piccolissimo in termini economici, straordinario in termini invece di impatto sociale. Noi abbiamo un sogno nel cassetto, il sogno è arrivare a 100 comuni, perché ci piace l'idea, 100 comuni, 10.000 passi. Sono Bruno Bertero, sono il direttore marketing di Promoturismo FVG. FVG 10.000 passi in movimento è il progetto che abbiamo voluto inserire all'interno del progetto Interreg Italia-Croazia Take It Slow. 73 percorsi che attraverso 10.000 passi danno una condizione di salute, una condizione di benessere e soprattutto un'attenzione verso la sostenibilità. Nell'ottica del turismo slow diventa il turista il punto focale della situazione. Il turismo slow permette infatti al turista di vivere in maniera lenta il territorio, immergendosi in quelle che sono le tradizioni, le consuetudini locali e di queste farne parte.